Live Social. Buonasera amici di Live Social e bentornati nel nostro salotto radiofonico, dove siamo sempre pronti a tenervi compagnia raccontando le storie dei nostri ospiti attraverso le loro passioni e le loro professioni. Questa sera ci è venuta a trovare Candida Lo Russo, che fa creazioni a mano su YouTube, quindi una YouTuber. Ciao Candida, tutto Ciao, bene? Tutto bene, grazie. Ti fa un po' effetto essere definita YouTuber? Sì. Allora, decisamente sì. Anche perché la cosa particolare è che li porti divinamente, ma non sei quella ragazzina di 17 anni che si approccia al mondo di YouTube e lo vede così, no? Subito pronto. Quindi complimenti anche per l'esserti messa in gioco. Grazie. Per tutto questo aspetto dietro fantastico. Allora, Candida, da quanto tempo lo fai e quindi come sei arrivata nel mondo di YouTube? Allora, sono circa quasi due anni okay. che ho aperto un canale YouTube, e come ci sono arrivata è veramente una cosa stranissima, perché non lo so quasi neanch'io, nel senso che premetto che io sono una creativa, ma da sempre, okay. quindi ho sempre fatto tantissime cose che sono cambiate a secondo dei periodi della mia vita, okay. e, con degli intervallamenti in cui magari facevo altro. Nel momento in cui circa 3 anni fa ho deciso di ricominciare a fare qualche cosina, ho iniziato con lavori di vario tipo e poi un giorno per caso, guardando YouTube, ho visto che c'erano tutorial di tutti i tipi su delle tecniche che per me erano sconosciute, e mi si è aperto un mondo, perché io poi caratterialmente sono una a cui piace proprio sperimentare, fare una cose curiosa. Nuove, sì, perché poi sennò mi annoio. Giusto. E quindi dopo aver visto appunto tantissimi tutorial, cose di questo tipo, visto che avevo visto qualcosa di bellissimo, di qualcosa un po' così, un po' meno bello, un po' più noioso, ho detto ma quasi quasi ci provo anch'io. Perché comunque, a parte fare poi il lavoro in sé, a me piace montare i video, perché era una cosa... Fantastico, ti stavo per chiedere, ma fai tutto da sola? Faccio tutto da sola, e quindi, visto che in un periodo della mia vita avevo anche imparato a montare video, cose di questo tipo, quindi, e sapevo fare anche quello, ho detto, ci provo. E così ho iniziato, diciamo, quasi per scherzo. E poi invece la cosa ha preso piede, ho visto che le persone iniziavano a seguirmi. Ti chiedono consigli, ho iniziato ad avere, adesso sempre di più, perché comunque è una cosa che è andata avanti abbastanza lentamente, però per esempio in questo momento ho sì la gente che mi chiede consigli, gente che mi manda tantissimi messaggi, e comunque per me è una soddisfazione personale, perché poi alla fine quello, io nei miei tutorial faccio vedere, insegnare è un parolone, ma faccio vedere come fare delle cose, le faccio a modo mio e poi che ha piacere prova a rifarle, cose di questo tipo. Ecco, che cosa fai? Quali sono le tue creazioni? Allora, io faccio cose di vario tipo, della serie lo scrapbooking, che cos'è? È questa tecnica di, diciamo, di organizzare i ricordi, quindi foto o qualsiasi cosa, qualsiasi biglietto che può avere dei ricordi particolari dentro degli album fatti a mano. Oh, con della carta. Bello poi. Sì, sono delle cose molto belle. E questo era proprio una di quelle cose che io non avevo mai fatto e che mi ha fatto venire voglia di cominciare di nuovo a creare qualcosa. Anche perché non so tu, ma io sono sempre stata una grandissima amante dello sfogliare le foto. Con l'avvento del digitale ne facciamo talmente tante, esatto, che poi uno magari si trova a guardare le foto solo se deve cancellare qualcosa, dice oh guarda che belli, ma poi non le riguarda più. È vero, è vero. Invece in questo modo si possono riorganizzare ed è una cosa molto bella. E poi insieme a questo del decoupage, che non è più il decoupage che si faceva magari 10 anni fa, molto semplice, ma adesso è molto più divertente perché ci sono materiali nuovi, quindi tecniche nuove. Ecco, tipo ad esempio un semplice decoupage, che era quello di attaccare la carta o il tovagliolo su un supporto di legno. Adesso ci sono degli stencil, delle paste da aggiungere per creare degli effetti bellissimi, e quindi è più divertente, non è più monotono. Okay. Oppure c'è questa tecnica proprio del mix media, che è una tecnica mista, dove diciamo che si può utilizzare una variante, diciamo quasi infinita, di tecniche tutte insieme,
per creare possono essere dei quadri, delle tag, qualsiasi cosa si voglia, quindi sono delle cose magari proprio da spiegare così, sono più semplici da vedere che sì, da spiegare. Certo, e per quello esiste il tuo canale di YouTube. Esatto, esattamente. Tra l'altro affascinante, perché io sono un'altra creativa che si diverte molto a imparare, fare, costruire, eccetera, e tipo ad esempio a me serviva il portacialde del caffè che non riuscivo a trovare come lo volevo io, e niente, ho preso un po' di cartone, un po' di eccetera, e mi sono messa a rifarlo. Quindi il tuo canale l'idea è quello, perché mi è venuto bruttissimo, utile ma bruttissimo, una cosa che infatti l'ho nascosto dentro un altro armadietto. Però quindi infatti, ci sei tu che aiuti. Infatti in ogni tanto ci metto anche qualche video di riciclo, anzi adesso cercherò di farne un po' di più, perché visto che insomma non è una cosa che fa anche bene a tutti quanti, sì, e quindi invece di buttar via, perché alla fine si possono riutilizzare tante cose. E quindi ogni tanto faccio un canale anche di è quel vero. Tipo. Sì, sì, no, anch'io. Anche un video signor... anche di quel tipo. Te lo assolutamente, è un'ottima idea, quindi per il futuro fai il riutilizzo, perché è una cosa fondamentale, sì, dare nuova vita a degli oggetti. Sì, esatto. Che io ad esempio anche solo, non so, le creme dei capelli, pulisco il barattolo e lo utilizzo anche solo per i viaggi, che non so dove mettere gli orecchini, certo, è troppo ingombrante, invece col barattolino così ci sono un sacco di cose bellissime, i porta cotone, ce ne sono tanti, e non vedo l'ora infatti di seguirti. Dove ti seguiamo? Ti seguiamo su Facebook, YouTube e Instagram come Candida Lorusso. Sì, giusto? Esatto. Però anche per ogni informazione candida 10667@gmail.com, giusto? Sì, esatto. Ok, allora quindi tu fai tutti i tutorial, noi ti possiamo seguire, eccetera. Questi oggetti che tu fai poi finiscono in uno shop online per caso? Allora, questo è una cosa che ho aperto proprio da pochissimo. E quindi adesso sto solo adesso iniziando a farlo conoscere. Comunque ho aperto uno shop online dove metto, diciamo, praticamente le creazioni che creo durante i miei tutorial. E in realtà sto provando, perché è una cosa che ho appena iniziato a fare, però sto provando a fare proprio della carta scrap, che è la carta che si utilizza per fare per esempio gli album di scrapbooking, e quindi con delle tecniche particolari, quindi di pittura, poi con qualche modifica digitale a computer, sto cercando di creare un po' di carte per fare questi lavori. E sto mettendo anche questo materiale sul mio shop online. Quindi che sta crescendo. Sei ancora più avanti, cioè tu vendi le cose con cui fare le tue cose. Ci sto provando, cioè nel senso che sto provando a fare delle cose, ma ho appena iniziato, vedremo se ci sarà un proseguo meglio. Candida, complimenti davvero per la tua creatività, per il modo con cui la doni anche agli altri, quindi grazie mille di essere stata con noi questa sera, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri. Mi grazie. Raccomando, seguite Candida Lorusso. Grazie mille. Live social.